Sistema di iniezione gasolio Camorrail e iniettore pompa. Uno purtroppo, ahimè, è sparito, mentre l'altro è spopolato. Tutti i motori ormai diesel montano il sistema Camorrail. Andiamo a vedere velocemente come funzionano, così da avere un quadro generale sul funzionamento e il perché il sistema iniettore pompa non è più utilizzato. Il sistema Camorrail come funziona? All'interno del serbatoio troviamo una pompettina che genera una pressione e che porta il gasolio nel vano motore, dove troverà una pompa ad alta pressione collegata con la cinghia di distribuzione o comunque con gli organi dentati o la catena. Questa pompa ha il compito di generare una pressione che manda fuori in un tubo che arriva poi in un rail, quindi un flauto, una tubazione, dove tutti e quattro gli iniettori sono collegati direttamente su questo tubo che ha una pressione indicativa intorno ai 1200, 1300, 1500, 1700 bar. C'è una centralina che gestisce gli iniettori e decide quanto tempo e quando, anche in più punti, aprire l'iniettore. Chiaro? Quindi, una pompettina nel serbatoio che genera una pressione di circa 3 bar dal serbatoio va direttamente nel vano motore, dove trova la pompa ad alta pressione. La pompa ad alta pressione, girando, genera una pressione elevata e la manda direttamente in un flauto comune dove tutti gli iniettori vi sono collegati. Poi c'è una centralina che comanda ogni singolo iniettore per quanto tempo e quando e quante volte deve andare a spruzzare gasolio all'interno della camera di combustione. E questo è il sistema classico Camorrail, che ha preso piede e ha spopolato, molto semplice e ha un grandissimo funzionamento soprattutto sulle nuove versioni multijet. L'iniettore pompa invece ha fin tanto la parte nel serbatoio, quindi la pompettina all'interno del serbatoio, è uguale. Arriva nel vano motore, ma non trova più una pompa ad alta pressione, mentre la tubatura che arriva dal serbatoio va direttamente all'interno della testata, dove ci sono dei condotti, e qua puoi vedere, che meglio qua, guarda. Immagina che questo qua sia immerso dentro la testa. Qui abbiamo il nostro coperchio valvole, ok? Qui abbiamo il nostro coperchio valvole. Questa parte qua è la parte della testa. Qui abbiamo tutto l'olio, questa parte qui è dove c'è il gasolio, ok? In questa parte qui dove passa il gasolio. Quindi all'interno della testa la tubatura non va come nel Camorrail in una pompa ad alta pressione, ma va direttamente dentro la testa in alcuni condotti. Che cosa succede? Che una cam che c'è in testa per muovere le valvole fa muovere anche questi pistoni che sono posti direttamente sopra l'iniettore, ed è per questo che si chiama iniettore pompa. Quindi il motore, mentre gira, muove le albera cam. Gli albera cam cosa fanno? Vanno a schiacciare il pompante che c'è qui, questa pompettina che è prevista per ogni iniettore, vedi? 1, 2, 3, 4, ha una sua pompettina. E il vantaggio di questa è che riesce a generare pressioni elevatissime, oltre 2000 bar di pressione, e tant'è che Volkswagen con i suoi motori un 2000 sfondò il muro dei 160-170 cavalli. Un'elettronica poi va a comandare quanto flusso di gasolio deve andare a comprimere per essere iniettato all'interno della camera di scoppio. Che cosa è successo? Come puoi ben immaginare, i costi di produzione sono nettamente superiori a quelli di Volkswagen. Fiat, quando realizzò questo sistema, per qualche anno lo tenne per sé. Poi allargò la vendita a molte altre case automobilistiche, escludendo però il gruppo Wagen, il gruppo Volkswagen, che fece un suo sistema, appunto l'iniettore pompa. Purtroppo, anche se di grandissima efficienza, ha dei costi molto elevati. Usandolo poi solo per se stessi, cosa è successo? Che i costi di produzione, ma soprattutto gli investimenti per sviluppare e andare avanti nella tecnologia, erano sempre molto limitati, mentre Fiat col Camorrail, che poi è stato preso da Bosch, ha ampliato la sua gamma di vendita, è riuscito ad abbattere molto i costi. Studio e la progettazione è andata molto forte perché tante case automobilistiche l'hanno incominciato ad adottare, e quindi la tecnologia ha fatto passi da gigante, tant'è che è arrivato a sorpassare anche l'iniettore pompa. Volkswagen, purtroppo, ahimè, si è dovuta ritirare con
il sistema iniettore pompa è dovuto passare anch'esso al sistema Camorrail e il progetto iniettore pompa è stato praticamente abbandonato. Questi i due sistemi, Camorrail e iniettore pompa, sono tutti e due sistemi veramente molto tecnologici perché hanno trasformato completamente il motore diesel. Dalla prima pompa rotativa, quando sono arrivati i primi motori Camorrail, si è fatto veramente un passo da gigante. Macchine diesel che prima erano praticamente dei trattori erano diventate macchine molto scattanti. I primi diesel dotati di sistema Camorrail veramente erano diventate delle macchine bellissime da guidare, molto silenziose, molto scattanti e con dei consumi veramente molto ridotti. Ora si è evoluto tanto e purtroppo, ahimè, il diesel non so per quanti anni ancora durerà. Come sempre è tutto, spero ti sia chiaro anche questo punto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, alla prossima, da Emanuele Sabatino. Like e condividi, mi raccomando. Ciao!